Sì, no, tranquillo, per quello mi sta per questo. Bene, il professore qui cerca di invertire un po' questa roba, dicendo che 50 anni fa, quando io ho fatto il direttore di danno, la maggior parte delle parti civili costituite, per cui c'è persona, una madre, che ha visto ammazzare il proprio figlio. E questa è una situazione che inverte il canale e spesso è sempre stato visto come diritto in senso soggettivo soltanto con riferimento al... Non diciamo nulla, è un processo che porterà comunque con sé molta sofferenza, comunque vada. Credo che sia giusto attendere la sentenza in silenzio. Non si vede perché dobbiate dare le attenuanti generiche prevalenti su aggravanti ritenute, sperando che vengano ritenute. Questo non deve essere fatto, perché questo tipo di danno, che va considerato, è un danno che impedisce questo giudizio di prevalenza di un essere umano, quello di veder ammazzare il proprio figlio. Ebbene, la pena del diritto, genitori muoiono prima dei figli, rispetto ad Helder, qualora si ritenesse non